Gianni Moriani, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno e grazie per essere insieme con noi qui nel Posto delle Parole per raccontare il libro L'Eros Gastronomico, l'elogio dell'identitaria cucina tradizionale contro l'anonima cucina creativa. Ed è un libro scritto da Tullio Gregori, storico della filosofia, scomparso 2 anni fa. Leggo nel risvolto di copertina che Gianni Moriani ha ideato il master in cultura del cibo e vino all'Università Ca' Foscari di Venezia. Attualmente tiene il corso di costruzione dell'identità italiana in cucina al Master di Filosofia del Cibo e del Vino all'Università San Raffaele di Milano. Ora, Gianni Moriani, io vorrei proprio soffermarmi su questo. Lei tiene il corso di costruzione dell'identità nazionale in cucina. Ecco, brevemente, questa costruzione dell'identità in cucina, come la racconta ai suoi studenti in Ateneo? Ripercorrendo della cucina e producono storie, grandi storie dalle cucine italiane. E una cucina fatta da artigiani che sono artisti, come lei ha accennato nell'introduzione. E Gregori aveva un grande rispetto per i veri professionisti dell'arte culinaria, tanto da affermare che fare il cuoco richiede meno professionalità di uno che sia, quindi li metteva su un piedistallo questi artisti. Gianni Moriani, la linea telefonica non è nostra amica, infatti la stiamo sentendo a scatti e questo ci spiace parecchio, speriamo che di non avere altri problemi di ascolto. Per questo libro, L'Eros Gastronomico, Gianni Moriani, certo che il titolo è un titolo che attira parecchio perché... D'altra parte la parola Eros è una parola seducente. Ci vuole l'eros nella gastronomia, come ci vuole l'eros come racconta in un libro Massimo Recalcati, l'eros anche nell'insegnamento. Se non c'è eros, non c'è una comprensione anche di quello che sto facendo, non c'è trasmissione, non c'è emozione. Che cosa ne dice Gianni Moriani? Sì, proviamo a pensare a un piatto, no? Il piatto c'è un doppio, no? C'è un aspetto superficiale, c'è quella volutà che noi cogliamo con il cucchiaio o con la forchetta, e poi c'è una spiritualità nascosta in quel che mangiamo. E qui sta il lavoro del cuoco, ma sta anche la sensibilità di chi consuma il pasto di trovarlo. E certo che quando lei dice, Gianni Moriani, che in quello che noi mangiamo ogni giorno è necessario andare nel ristorante, in quello che noi mangiamo c'è una spiritualità nascosta. Ora, per non sacralizzare ovviamente tutto quello che mangiamo, ma se io mi metto di fronte al piatto che avrò di fronte a pranzo o a cena, non importa, certo che il mio atteggiamento o il mio sguardo intimo, il mio sguardo anche culturale può cambiare di quel poco. Che cosa ne pensa? Intanto è l'atteggiamento che abbiamo quando ci sediamo a tavola, spesso penso alla cena, no? In Italia si cena davanti alla televisione e magari con lo smartphone sul tavolo. È chiaro che con questo atteggiamento si perde tradizione, si perde consapevolezza e soprattutto si perde convivialità. Il cibo è convivialità nella nostra cultura, anzi in tutte le culture, insomma. In particolare in quella mediterranea, questa convivialità che si consuma consumando il piatto. In questo libro di Tullio Gregori c'è un'idea molto particolare, non quella di rifiutare la novità della cucina, tutt'altro. Tullio Gregori non fa una questione di rifiuto del nuovo, ma la questione è molto più sottile.
L'andare nella verità di quello che io sto mangiando, no? Se non proprio nella verità, quantomeno tendere alla verità, sia di quello che abbiamo nel piatto, sia anche intorno al ristorante, non entrare in un ristorante come ricordo nelle prime pagine, riprendendo la definizione di Marco Gé, che siano dei non luoghi, perché spesse volte c'è il rischio di passare dal ristorante non luogo a un piatto che anche questo non rappresenta un piatto. Lui dice: se io chiedo un bollito, questo lo dice, lo diceva Tullio Gregori, se io chiedo un bollito, non desidero che il piatto richiami un concetto così estemporaneo, un concetto molto sintetizzante di carni bollite, ma se io chiedo un bollito, desidero necessariamente il carrello di bollito. Ecco, questo non vuol dire avere i piedi nel passato, ma vuol dire rispettare, e non dico nemmeno rispettare la tradizione, vuol dire un concetto di rispetto della cucina. Sì, anche di riconoscere, conoscere e riconoscere quel che si mangia. Cioè, la cucina è un fatto fortemente identitario. Se c'è bisogno del cuoco che esca dalla cucina e venga a descriverci il piatto che stiamo mangiando, la cucina è finita. La cucina è finita, però quante volte noi abbiamo assistito a queste cose, pur senza andare in dei ristoranti stellati, Gianni Moriani, perché io nella mia cattiveria ho sempre detto che se il cuoco esce dalla cucina a raccontarmi il piatto di risotto che sto mangiando, probabilmente perde tempo, no, nella cucina, a dispetto di altri piatti che invece deve seguire. Eppure c'è questa teatralizzazione che, nonostante tutto, oggi come oggi, forse è dovuto anche alla vetrinizzazione della cucina, che tanto bene ha fatto in Masterchef e tutti questi appuntamenti televisivi, però ha aumentato, mi corregga se sbaglio Gianni Moriani, ha aumentato la teatralizzazione del cuoco, cioè come personaggio star che quando esce dalla cucina quasi ci manca il respiro, lo vorremmo avere al nostro tavolo per raccontare cose che non abbiamo mai ascoltato, che poi in verità sono delle banalità. Sì, questo è un processo di banalizzazione, no? Quindi, che è il prodotto della cucina creativa, che Gregori liquida in modo fulminante, e la cucina di tutto nel conto e niente nel piatto, insomma, visto un po' in modo categorico, mostra qual è la sua scelta. Gregori afferma e conferma soprattutto la strada della cucina tradizionale contro la cucina creativa, che ha messo in atto un processo estetizzante, no, di questo schizzo sul piatto del frammento e quindi della banalizzazione, dello svuotamento della storia e della tradizione che il piatto dovrebbe conservare, perché in cucina ci vuole una scienza, no? E ci sono i manuali per questi, che vanno letti, interpretati con molta attenzione. E in questo senso c'è un'affermazione di Gregori molto importante relativa agli chef, dicendo che se non sei Einstein, e Einstein ce ne sono pochi, cerca almeno di fermarti a Newton e quindi di regolarti con la forza di gravità. L'importante è di saper far bene le cose che fai. Questo è il punto fermo che diventa leitmotiv nell'affermazione e nelle attenzioni di Gregori e nella sua riflessione rispetto alla cucina e alla sua evoluzione nel nostro tempo.
Gianni Moriani, io qui vedo una sottolineatura tra le tante, in un capitolo molto importante, La cottura che fa la civiltà. È un titolo che attira Beh, l'attenzione, però la cottura lenta, la cottura, la lentezza, no? Che noi abbiamo è un perso. concetto filosofico, E no? La lentezza. sicuro è anche in cucina, e quindi stravolgendo la qualità dei piatti, no? Quindi lentezza anche lì, cottura lente che erano le cotture e sono le cotture della tradizione della cucina italiana. Però vorrei soffermare l'attenzione dei nostri ascoltatori e quindi porre il quesito a lei, Gianni Moriani, prendendo le parole di un certo Ludwig Feuerbach. Come è stata vessata la filosofia dal concetto della sostanza? Che cosa è? L'io o il non io? Lo spirito o la natura o l'unione di entrambi? Sì, l'unione. Ma che cosa è poi detto con questa affermazione? L'alimentazione soltanto è sostanza, l'alimentazione è l'identità di spirito e natura. Ecco, Gianni Moriani, spirito e natura. Andiamo e torniamo a quello che lei diceva in apertura di questa conversazione, che la spiritualità, è quella cosa che non si vede, ma è la sostanza del piatto. Che la nostra civiltà è la civiltà mediterranea che ha costruito questo rapporto col cibo, che è un rapporto molto raffinato, molto evoluto, che possiamo estendere a un'ulteriore affermazione, un ulteriore approccio di come sederci a tavola e cosa chiedere, no? Allora, quando si entra in un ristorante, il centro qual è? Il cliente che deve definire il suo menù. C'è un suggerimento di Gregory. Lui dice: quando mi siedo a tavola, vorrei partire per costruire la mia cena, il mio pranzo, dal vino. E quindi costruire il menù abbinandolo al vino che ho scelto. E non è possibile accostarsi, avvicinarsi al vino se non c'è una profonda consapevolezza rispetto alla bottiglia che si è scelta, perché in quella bottiglia c'è una modalità di coltivazione della vite, c'è una modalità della vendemmia, una modalità nella vinificazione e c'è una modalità anche nel saper bere. Perché non si beve per dissetarsi, ma si beve per stare assieme. E lo stare insieme è una cosa importante, Gianni Moriani, e lo stare insieme mi ricorda, spero di non ricordarmi male, una citazione che in questo libro, L'Eros gastronomico, ricordiamo pubblicato dall'edizione La Terza, Brillat Savarin, che se non sbaglio è colui che inventò quel sistema del nostro mangiare, così siamo ancora adesso, antipasto, primo, secondo e così via, no? Quando parla del piacere della tavola che non comporta né rapimenti né estasi, ma comporta semplicemente un tempo dedicato, cioè una durata. Perché poi lui diceva che in realtà alla fine di un pasto il corpo e la fiamma gioiscono di un benessere particolare. E questo è molto importante. E si trovano intorno alla stessa tavola l'amore, l'amicizia, gli affari, le riflessioni, la potenza, l'ambizione, l'intrigo. Ecco, tutto questo è un insieme con i sapori che ci sono nel piatto. E anche la ragione. Tutto questo è anche la ragione. E che ci mette assieme, ci fa ritrovare, ci fa riscoprire l'amicizia, no? Quel momento di convivialità, che richiede tempi lunghi. E quindi per mangiare bene e per vivere bene bisogna rallentare, sia il correre nell'attività quotidiana, sia nel fermarsi a tavola per mangiare con quei tempi lunghi, che sono peraltro gli stessi tempi lunghi che richiede la preparazione del cibo, che è un'arte sostenuta da una scienza, che fa a pugni con l'improvvisazione, che porta poi
a cibi che non riusciamo più a riconoscere, che ci vengono spesso propinati in ambienti disadorni, insomma, come si diceva, come accennava in riferimento a Marco Scè. Ma io aggiungerei un altro elemento, che queste cucine che noi possiamo trovare ancora in certe osterie, in certe trattorie, sono quasi cucine col proprio terroir, perché prendono i prodotti per preparare quei cibi dal territorio circostante, cioè un'idea un po' diversa anche dal chilometro zero, no? Perché spesso si usano prodotti che non crescevano in quel luogo, ma si sono presi i semi e si sono coltivati in quei luoghi, quindi sono diventate cucine che utilizzano prodotti che vengono coltivati nel territorio circostante. Insomma, in Italia non c'è una cucina nazionale come in molti altri paesi, è una cucina del territorio, anzi spesso è una cucina domestica, no? Dove ai prodotti del territorio circostante si aggiungono conoscenze, esperienze, modalità in cucina che sono tramandate scusatemi, all'interno proprio di quella famiglia. È una tradizione che si sta un po' sfrangiando e sfarinando, però è bene recuperarla, e in questo periodo di confinamento a casa si è ripreso a cucinare, cosa aspetto della nostra vita che si era perso. È una delle poche conseguenze positive di questo isolamento, di questa prigionia, di questo contingentamento che abbiamo vissuto e stiamo vivendo in questi giorni. E questo è molto importante, perché c'è un riappropriarsi del cibo e forse scoprire anche un valore del cibo che prima era del tutto dimenticato, perché attraverso il cibo Aristotele diceva che si può raccontare l'uomo in mille modi, no? E come lo possiamo raccontare l'uomo attraverso il cibo da un punto di vista filosofico, Gianni Moriani? Un passaggio creativo, insomma, no? Pensate quali attenzioni, quali conoscenze richiedi, quali riflessioni e quali prove, quante prove ed errori, quasi un approccio scientifico della prova e dell'errore per preparare i cibi e ancora di più per preparare i dolci. Nei dolci è richiesta la misura, no? E quindi se vogliamo essere ancora più precisi, è necessaria la virtù della temperanza, cioè di sapere qual è il limite, no? Di non mettere troppo zucchero, ma lo zucchero preciso, perché il dolce si può ottenere soltanto con la precisione. Questo direi è un insegnamento anche per la vita. È certo, perché la parola temperanza, Gianni Moriani, credo che... Parlo della mia. È una virtù che quasi so. Abbiamo perso, no? Vi racconto un aneddoto. Un prete mi aveva chiesto di intervenire a un momento per ricordare l'acqua. Eravamo a Torcello per parlare agli astanti, sono salito sopra una vera di pozzo e ho accennato alla temperanza. Alla fine questo prete si è avvicinato e, parlando sottovoce al mio orecchio, mi ha chiesto: ma che cos'è la temperanza? Quindi non è neanche la colpa del prete, che non si ricordava neanche più di questa virtù, e perché è una virtù che non si pratica quasi più, e quindi non si conosce o si è perso il significato di questa parola e il valore di questa virtù. E se la temperanza ha un valore in cucina, ha un valore anche fuori dalla cucina e dentro la vita di ognuno, e non è semplicemente un aspetto filosofico nel vedere la vita e la sua espressione, il suo respiro, ma è vedere la vita nel suo aspetto vero, perché la temperanza oggi è una parola sicuramente necessaria per il nostro vivere. L'Eros gastronomico, elogio dell'identitaria cucina tradizionale contro l'anonima cucina creativa, il libro a cura di Gianni Moriani, è il libro pubblicato da Editori La Terza. Prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni, Gianni Moriani?
La mia attenzione, ve lo dico, perché ho costruito un blog con un centinaio di amici, è una sollecitazione a leggere e a riflettere sulle poesie. La poesia ci fa pensare direi molto più di un romanzo, e quindi in questo periodo in cui, ripeto, quanto dicevo prima, pesa il confinamento, è un momento anche per riflettere profondamente sulla nostra vita e sui rapporti con gli altri. Altri, che vuol dire altre persone, ma vuol dire anche l'ambiente, la natura che ci circonda. Ecco, questa è un invito che mi sento di fare anche a chi ci ascolta. Lei ha parlato, ha parlato di poesia. Che proprio avvicinano, che il poeta avvicina ciò che è lontano e ci fa vedere ciò che non vediamo. Proprio ieri è scomparso uno straordinario poeta, Philippe Jacotet, che è un poeta da conoscere e da riconoscersi anche nella sua poesia. Ma le chiedo ancora un attimo di attenzione, Gianni Moriani, per pochi secondi. Ci può far ascoltare un verso a cui lei è particolarmente legato? Vedo di aiutarvi, un verso breve. Certo, perché ai noi il tempo ce l'abbiamo limitato. Ve lo mando e lo leggerà, facciamo così, glielo mando perché è una poesia brevissima che ha provocato tra i miei amici in questo blog una riflessione profonda. E allora citiamo il blog. È un collegamento tra un insetto e un fiore. Collegamento tra l'insetto e il fiore. E per quanto riguarda il collegamento sul suo blog, per i nostri ascoltatori, come si fa ad arrivare? È un blog che è molto privato e che è riservato a un centinaio di amici. Ah, quindi è una cosa chiusa, anche perché è importante. È un dialogo tra noi che permette, ed effettivamente questo non solo ha aiutato anche amici che sono finiti purtroppo in ospedale per il Covid, e quindi mandare delle poesie, mandare e degli articoli di riflessione è stato molto utile per trovare sostegno e forza nell'affrontare questo passaggio delle loro vite. Grazie davvero Gianni Moriani per il tempo che ci ha dedicato. Buona giornata. Grazie a voi.